prima di guardarci un attimo il video, presenterei subito l'assessore Di Matteo, che è l'assessore ai progetti speciali territoriali, ideatrice di questo progetto, attraverso uno studio con un'agenzia americana. Ma prima di entrare nel dettaglio del progetto... Senti, questa è una cosa straordinaria, perché in Abruzzo, che è una regione che arranca rispetto alla promozione di questo bellissimo territorio, e io ritengo che anche ampie, che possono essere delle opportunità vere, che possono dare dei riscontri importanti, importantissimi. Abbiamo pensato quindi quel giorno di fare questa cosa che avesse un suo logo, l'avete visto. Siamo certi, perché io conosco molto il territorio dopo tanti anni di... Una prima indicazione di location, diciamo, che possono avere già da oggi requisiti. Certo, bisogna lavorare per nei prossimi mesi a costruire le condizioni, formando il personale, bisogna anche costruire un sistema di continuo scambio che veda protagonista le nostre risorse imprenditoriali. Questo spot promozionale, noi lavoreremo su due linee di promozione. Stiamo costruendo, e che nei prossimi mesi noi faremo venire con grande interesse, con grande passione. Lui rappresenta sicuramente l'emblema di quella che è l'amore che poi sfocia nel... Lì bisogna preparare un meccanismo che faccia capire le peculiarità che ci sono, perché poi noi le abbiamo individuate in tre fili: Santa Maria Maggiore, per il rito che si fa alla Montepagano, De Juan, poi c'è Sele Mare, Villa Estea, tenuta Querce Grosse, e poi a Vasto Villa Vignola. L'altro tipo di... quindi abbiamo girato anche dei film importanti, e poi Santo Stefano di Sessanio, che è l'albergo diffuso di Sextanzio. Queste sono le cose su cui lavoreremo. Ecco, noi possiamo fare due cose importanti: la prima, il matrimonio, che è un evento straordinario nella vita dell'uomo, grandi passioni, cioè, vedete, la più bella cosa che ci sta al mondo. Che sono riferiti al 2015, questo è l'ultimo rilevamento, parlano di 194.377 in Italia. Di questi matrimoni, 7.000 sono stati celebrati per coppie straniere.